Carissimi amici, buongiorno. Sono qui seduto insieme alle mie amiche per dirvi che siamo arrivati nella capitale del Canada, Ottawa. Canada è uno stato federale, istituito come dominio nel 1867 e divenuto parte del Commonwealth nel 1926, indipendente dal 1931. Attualmente è composto da 10 province federali e 3 territori. Qui a fianco possiamo vedere l'assetto territoriale, o meglio, l'evoluzione storica che ha portato all'attuale assetto territoriale. Ricordiamo che il Canada è una monarchia costituzionale e infatti il capo di Stato è il sovrano britannico, rappresentato qui in Canada da un governatore generale che dura in carica 5 anni. Ottawa, che all'epoca della fondazione si chiamava Bytown, fu proclamata capitale del Canada dalla regina Vittoria nel 1857, come compromesso tra i sostenitori di Montreal, di influenza più francese, e Toronto, di più stampo britannico. Questo provocò uno scontento, perché la città era troppo distante sia da una che dall'altra, due capisaldi del colonialismo, e rimase sottotono per molto tempo, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando venne incaricato l'urbanista parigino Jacques Grébert di ridare nuova vitalità alla città. Lui infatti la ridisegnò, dandole quindi un aspetto tipicamente europeo. Tutti i luoghi di potere sorgono intorno a Parliament Hill. Principe Edoardo, principe di Galles, posò la prima pietra del nuovo Parlamento, che fu completato solo nel 1876. Un incendio nel 1916 distrusse il Center Block e ci vollero 11 anni per ricostruirlo insieme alla nuova torre, Peace Tower. Il Parliament Hill è costituito essenzialmente di 3 sezioni. Il Center Block, con la Camera dei Comuni e il Senato, l'East Block, con gli uffici dei senatori, e il West Block, con gli uffici dei ministri e le sale riunioni. La città sorge sul fiume Ottawa, che fa da confine naturale tra la provincia dell'Ontario e quella del Quebec. Infatti, dall'altra parte del ponte, non siamo più ad Ottawa, bensì a Gatineau, in Quebec. Siamo a fianco del canale Rideau, patrimonio UNESCO, ed in particolare delle sue chiuse ancora oggi azionate manualmente. Permette quindi di raggiungere attraverso questo sistema di chiuse il livello più basso del fiume Ottawa. Fu costruito alla metà del XIX secolo e collega, passando attraverso laghi e fiumi, Kingston ad Ottawa. Fu utilizzato essenzialmente come via commerciale, mentre oggi ha scopo ricreativo, ludico, e anche d'inverno è caratteristico vedere questo anello ghiacciato come pista di patinaggio a cielo aperto. Il Fermont
Château Laurier è una sorta di copia di un castello francese, tipico esempio degli edifici costruiti dalle compagnie ferroviarie ad inizio Novecento. Fu inaugurato come albergo nel 1912 e ospitò sempre personaggi di rilievo, uomini politici, uomini d'affari importanti, e tuttora oggi richiama una clientela di lusso. Ci troviamo di fronte alla National Gallery of Canada, che è uno dei tre principali musei dell'Ontario, nonché il principale museo di belle arti del Canada. Un edificio del 1988 di pietra e vetro, contenitore d'arte molto importante. Un'opera d'arte la troviamo già all'esterno, questa scultura in bronzo del 2003, un ragno alto 9 metri, chiamato Maman, perché ha una sacca contenente 26 uova di marmo. Eretta tra il 1841 e il 1865, la cattedrale cattolica di Notre Dame colpisce esteriormente non tanto per le sue dimensioni, quanto per le sue due guglie gemelle in metallo. Entrando poi si possono ammirare delle splendide vetrate policrome, ma anche gli intarsi in legno, perché l'interno è completamente in legno, dipinto quasi a sembrare pietra. Nonostante Ottawa sia la quarta città del Canada, a differenza delle altre grandi città, non si è sviluppata in altezza, sono pochissimi i grattacieli. Questo ci sorprende un po'. Questo quartiere Byward, che sorge intorno all'omonimo mercato, è caratteristico perché ci sono tantissimi locali dove poter mangiare. Beaver Sale è una catena di bancherelle canadesi cui omonimi prodotti sono paste fritte, schiacciate e lavorate a mano per assomigliare proprio a una coda di castoro, traduzione letterale. La prima bancherella fu originata, creata e ideata in Ontario, fino a che nel 1978 venne aperto un produttore stabile ad Ottawa. Non tutti sanno che, ed è bene sapere, che in Canada dovete fare i conti, proprio letteralmente parlando, con le mance. Quando vi sedete a mangiare, la prima cosa che fanno è vi portano un bel bicchiere d'acqua, acqua non minerale naturale, ma con un bel retrogusto di cloro, ok? Poi chiedono il drink, cosa vuoi bere, cosa vuoi mangiare, eccetera. Alla fine ti portano il conto. Il conto, cioè il prezzo indicato nel conto, è quello che c'è scritto nel menu, a cui viene aggiunta una tassa, un'altra tassa. Sì, esatto, due tasse. Che non sono solitamente inserite nel conto. E in più, nello scontrino, c'è anche lo spazio proprio in cui tu puoi segnare, se paghi con la carta, quanto vuoi lasciargli di mancia, perché la mancia è obbligatoria. Minimo il 15% dell'importo speso. 15%, poi può essere 18, 20, 20, alcuni 25. Anche 25 ti possono chiedere di mancia. Capita delle volte in cui il servizio non è assolutamente positivo, però devi per forza lasciare sempre il 15% di mancia. Purtroppo lo spettacolo di luci di questa sera è stato cancellato. Ci sarebbe stato uno spettacolo luminoso proiettato sul Parlamento con una storia del Canada, ma forse a causa del maltempo, e vediamo i lampi in diretta, l'hanno annullato. E quindi qui dalla collina del Parlamento noi salutiamo Ottawa e salutiamo anche l'Ontario, perché questo era l'ultimo episodio dedicato a questa provincia canadese. Infatti nel prossimo saremo in Quebec. Vi aspettiamo lì. Vi salutiamo, vi ricordiamo di scriverci, fateci sapere cosa pensate
di noi due, dei nostri viaggi, e ci vediamo alla prossima. Alla prossima, state ciao. Ciao ciao.